A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buon pomeriggio, bentrovati e bentrovate al nostro webinar extra, questa sessione straordinaria che organizziamo tutti gli anni per darvi la possibilità di approfondire le tematiche riguardanti soprattutto la piattaforma Moniton e la compilazione del report di monitoraggio civico. Noi ormai ci conosciamo, io sono Nora del team MASOC, con me ci sono Gianmarco, Cinzia e Criscia. E poi, come vedete, abbiamo due ospiti speciali che sono Luigi Reggi e Antonella Ciociola della redazione di Moniton che ci hanno fatto questo favore a partecipare al webinar per presentarvi un po' da vicino la piattaforma che abbiamo già visto insieme, ma sicuramente loro la conoscono meglio di noi e soprattutto sono a disposizione per tutte le vostre domande e i vostri dubbi. Quindi io vi ricordo il box delle domande che potete usare. Loro si sono presentati, si sono preparati delle presentazioni, faranno anche una navigazione guidata. Però voi non esitate a inserire le vostre domande nel box, così poi quando ci sarà il momento per le domande e risposte, se abbiamo già delle domande pronte, le leggiamo subito. Se invece avete bisogno di un po' di tempo dopo la loro presentazione, ci prendiamo anche qualche minuto di pausa per darvi il tempo di scrivere appunto queste domande. Oggi è un webinar speciale perché sappiamo che ci sono oltre ai docenti e alle docenti e ai referenti delle nostre reti territoriali, ci dovrebbero essere anche diversi studenti e studentesse dei team, soprattutto sappiamo che ci sono dei project manager, ma se ci sono anche altri componenti dei team va benissimo, noi fa molto piacere poter anche avere un confronto diretto con voi. E brevissimamente vi mostro queste due slide. Questa è l'organizzazione, riguardiamo un attimo insieme il calendario e poi passo subito la parola ai nostri ospiti. Come vedete, oggi il calendario scorre, siamo al nostro penultimo incontro live e il prossimo, quello riferito alla lezione 4, raccontare, sarà giovedì 23 marzo, tra esattamente 4 settimane, per l'ultima scadenza della consegna del report di lezione 4. Vi ricordo che invece la scadenza per la lezione 3 è fissata a martedì 21 marzo, ce lo diranno poi anche Luigi e Antonella, è importante che i vostri report siano consegnati con qualche giorno di anticipo, almeno 3-4 giorni prima della scadenza, perché è importante che la redazione di Moniton abbia il tempo per controllarli, leggerli, verificarli ed eventualmente mandarvi dei feedback per completare alcuni contenuti che magari non sono completi. Io passo subito la parola per non perdere ulteriore tempo a Antonella, ti passo anche il superpotere di condivisione del tuo schermo. Vi ricordo sempre il box delle domande. Antonella, perfetto, vediamo subito il desktop di Antonella. Ciao, Se vuoi aprire le slide, arrivo, così vediamo sì. e poi mi taccio. Perfetto. Intanto, prima di aprire le slide, volevo salutarvi tutti quanti, ringraziarvi insomma per averci invitato. E, come vedete, insomma, il titolo del mio intervento è Come scrivere il report di monitoraggio civico perfetto. Sarò molto veloce perché la parte, diciamo, che forse vi è più utile è quella successiva, cioè quella della navigazione guidata del sito. Intanto, comunque, io vi do appunto alcune dritte, insomma, che vi possono sicuramente essere utili nel momento in cui inizierete, se non avete già iniziato a, insomma, a spulciare il form di compilazione del report nel momento in cui lo farete. Allora, intanto il primo passaggio sicuramente utile, il primo consiglio che vi do è quello di provare, prima di iniziare a scrivere il vostro report, a leggere i report già pubblicati attraverso il report finder. Di qui potete fare una ricerca molto semplice per tema o
sul luogo in cui siete, insomma, per trovare altri report. Da qui appunto potete prendere ispirazione o sul progetto sul quale già state lavorando o anche su altri, insomma, simili che potete ricercare con facilità. Questa invece che vedete adesso è la pagina del vostro team. Quindi, come vedete, ve le ricorderò anche dopo queste cose, però è importante che ci sia una vostra piccola descrizione che ci faccia capire, insomma, chi siete, non solo a noi, ma anche poi a chi, insomma, voglia cercarvi o voglia leggervi. E soprattutto, come vedete, è importante che ci sia un'immagine di copertina, che è quella che vedete qui e che poi si vedrà nella pagina dove sono, insomma, pubblicati tutti i report, che vi distingue. Comunque queste cose le riprenderò anche dopo. Intanto poi invece vediamo quali sono gli step intanto del monitoraggio, ma anche della compilazione del form del report. Quindi qui vedete, insomma, i vari passaggi o appunto step che ci sono da fare. Quelli diciamo, che vi porteranno via più tempo saranno sicuramente lo step 1 e 2, cioè nel momento in cui insomma, vedrete come cioè, entrerete, insomma, nel form che vi permette di creare un nuovo report, vi sarà chiesta una descrizione che al momento non è, se ci sono insomma docenti che hanno partecipato gli anni scorsi, ricorderanno probabilmente che lo step 1 conteneva insomma delle domande abbastanza generiche che richiedevano insomma la descrizione del progetto, che adesso invece abbiamo più dettagliato. Quindi comunque in generale ci sarà da fare appunto questa descrizione e geolocalizzare, georeferenziare il progetto che state monitorando. Nello step 2 ci sono poi invece tutte le domande relative all'analisi sul campo. Nel momento in cui avrete compilato e sarete convinti del vostro lavoro e ci invierete lo step 1 e 2, c'è cioè la fase successiva che invece non è di vostra pertinenza ma nostra, cioè quella appunto della revisione, della lettura innanzitutto e della revisione del vostro lavoro. Eventualmente ci siano da chiedervi delle modifiche o delle rettifiche, vi scriveremo e ve le chiederemo, poi dopo vi spiegherò, vi dettaglierò meglio come. Dopo lo step 1 e lo step 2 c'è un ultimo passaggio che è quello dello step 3, che è invece diciamo, è quello relativo ai risultati del monitoraggio e alla diffusione appunto degli stessi. Questo step è da compilare e inviare solamente al lavoro ormai, diciamo, terminato, quindi dopo aver realizzato eventuali interviste con insomma, gli attori che ruotano intorno al vostro progetto o con le istituzioni. E poi queste slide ovviamente ve le condivideremo. Qui sono riassunti una serie di consigli che diciamo, ci sembrano importanti affinché il vostro report sia il più efficace e il più leggibile possibile. Quindi, innanzitutto, dare centralità alle evidenze che sono presenti nei campi dello step 2. E poi soprattutto è importantissimo citare le fonti di quello che scrivete, delle vostre affermazioni e mostrarne le prove. Le prove possono essere varie e sono fondamentalmente anche quello che ci invierete con gli allegati nel report, come per esempio le foto oppure i video oppure
non so se magari qualcuno realizzerà dei questionari, anche quelli, oppure delle interviste. Ricordatevi sempre che scrivete per un pubblico che legge, quindi le vostre risposte sostanzialmente saranno poi combinate insieme dalla nostra piattaforma e daranno poi vita al report che avrà la forma sostanzialmente di una specie di, diciamo, piccolo articolo giornalistico di inchiesta. Quindi immaginate appunto di seguire, mentre scrivete, di seguire una traccia che poi dopo darà vita, insomma, ad un testo intero, quindi non alle singole risposte, alle singole domande. Per questo motivo è importante che voi siate specifici, quindi che entriate nel dettaglio del progetto che state analizzando nella maniera il più possibile sintetica, perché chi legge deve avere, diciamo, con quanta più facilità possibile un'idea del lavoro che avete fatto o che state facendo. E quindi è importante selezionare bene le informazioni, fare magari anche degli esempi specifici oppure, come dicevo prima, ricordare magari qualche dettaglio che secondo voi può essere molto significativo o molto esemplificativo e soprattutto allegare documenti, quindi come dicevo prima le fonti, le vostre analisi o i vostri, o appunto non so, quelle che possono essere le tracce delle vostre interviste per dire. E anche i diciamo, materiali grezzi della vostra indagine. Questo è per quanto insomma uno a volte non dà troppa importanza agli allegati, invece per noi sono importantissimi perché ci danno proprio, cioè per noi, ma anche per chi legge, la traccia del lavoro svolto e sono un modo per verificare che le vostre affermazioni sono fondate. Poi, invece, nel momento in cui noi, quindi questi sono i consigli per la scrittura, questi invece che leggete nella slide che sto mostrando ora, sono insomma i criteri che noi utilizziamo, diciamo, quando leggiamo i vostri report e pensiamo che sia importante, insomma, che siano condivisi con voi in modo tale che possiate scrivere e lavorare tenendoli presente. Per avere insomma più facilmente un feedback, diciamo, positivo il più velocemente possibile. Quindi ricordatevi di rileggere il vostro testo, le vostre risposte alle varie domande una volta che le avete scritte, in modo tale da poter rispettare il più possibile grammatica e sintassi, magari non so. Fatelo, chiedete che il testo venga letto da magari anche non solo un vostro insegnante, ma anche magari di più se possibile. Proprio perché c'è sempre qualcosa che può sfuggire. È importante che il report sia completo in tutte le sue parti e che le risposte siano coerenti tra di loro. Qui di seguito trovate un esempio che insomma vi spiega meglio quello che vogliamo, che intendiamo con coerenza. Se il progetto è un progetto che sta diciamo andando avanti, quindi è in fase di realizzazione, il giudizio sintetico, cioè quello che poi voi date, non può sicuramente essere il progetto bloccato, perché appunto magari nella parte descrittiva avete detto che il progetto sta procedendo. Così come se il progetto ha una sfilza di difficoltà di cui appunto avete parlato nelle parti descrittive, sicuramente il giudizio sintetico non potrà, è in corso senza particolari intoppi. Quindi vi chiediamo insomma di controllare la coerenza tra le varie parti. Questo è quello che vi dicevo prima, è importante che ci sia almeno un'immagine per la copertina del report, in modo tale che appunto visualizzandolo si veda insieme il testo e l'immagine e non una scheda, un'immagine vuota che poi insomma diciamo graficamente e visivamente non è gradevole. È importante che ci forniate le prove delle vostre affermazioni, quindi come dicevo prima, fonti, evidenze, foto, video e quant'altro,
altrimenti ve le chiederemo. E nel momento in cui vi si chiede riferire, insomma, le domande che avete sottoposto durante le vostre interviste agli attori, insomma, del progetto che siete riusciti ad intervistare, ricordatevi sempre di specificare il ruolo degli intervistati e, rispetto alle vostre domande, chi ha risposto, in maniera tale che chi legge possa, diciamo, riuscire a seguire meglio il discorso, perché, insomma, è ovviamente importante sapere se a una determinata domanda sta rispondendo il sindaco oppure l'assessore all'urbanistica, per dire, oppure un cittadino informato o qualcuno di un'associazione che magari ha a che fare con il progetto di cui voi vi state occupando, perché ovviamente sono tutti punti di vista diversi. Questi invece sono consigli e suggerimenti molto pratici, ma da tenere assolutamente presente per evitare di rischiare di perdere i testi che sono stati inseriti in piattaforma. Intanto vi raccomandiamo sempre di salvarli in un documento di testo, Word o Google Doc, che sia, o insomma quello che volete, in modo tale che se per un motivo X qualsiasi la piattaforma dovesse chiudersi o il testo non venga salvato, voi avete già una copia da semplicemente copiare e incollare e non dovete riscriverlo. Fate attenzione, a questo proposito vi raccomando vivamente di fare attenzione a non accedere al nostro sito da due device diversi contemporaneamente con le stesse credenziali, perché chi ha fatto l'accesso per primo tra due persone, nel momento in cui accede per sbaglio una seconda persona, viene sloggato e soprattutto il problema principale è che si perdono le modifiche che ha inserito. Quindi è importante ricordarsi di evitare di fare questa cosa. Poi, nel momento in cui caricate allegati e materiali vari, ricordatevi anche questo, c'è scritto nel form, quindi è specificato, insomma, però sempre meglio ricordarlo a voce. La dimensione complessiva dei materiali allegati non deve superare gli 8 megabyte per salvataggio. Nel form trovate anche specificati i formati che sono ammessi, ma comunque ve li ricordo: JPEG, GIF e PNG per le immagini, file di testo, DOC, DOCX, Excel e PDF. Nel momento in cui invece vogliate inserire un video, non, ricordatevi di non provare a caricarlo direttamente sulla piattaforma, ma di caricarlo su YouTube o su Vimeo e inserire il link nel campo, insomma, che vedrete poi comparire nel form. Qui ritorniamo sulle interviste. Quante domande e risposte devo riportare? Anche questo è specificato nel form, ve lo ricordo a voce. Per noi sono importanti e necessarie due domande con relative risposte e, come vi dicevo prima, con la specifica di chi sta rispondendo. Se avete trascrizioni di interviste o di questionari che avete sottoposto a diversi intervistati, noi siamo felicissimi se ce li allegate tra i materiali, sempre per il discorso che vi facevo prima, cioè per noi, ma anche per chi legge, è importante avere, come dire, quanto più possibile fonti e riscontri delle vostre, scusate, affermazioni. Se sbaglio a caricare un allegato, posso eliminarlo? Sì, c'è una X rossa su cui potete cliccare ed eliminare l'allegato sbagliato. Se questa cosa dovesse non succedere oppure dovesse avere problemi in questo senso, potete sempre scriverci alla redazione, alla fine del slide
cioè la mail di riferimento, ma comunque ce l'avete, redazione at Moniton, e noi appunto vi risponderemo se appunto ci date l'indicazione di quali sono gli allegati da eliminare, possiamo farlo anche noi direttamente. Però insomma provateci prima perché tendenzialmente dovreste riuscirci senza difficoltà. Nel momento in cui avete finito di scrivere il report e ce l'avete inviato, cosa succede? Come vi dicevo un'ora prima, vi basterà aspettare qualche giorno per darci il tempo di revisionarlo e poi andare sulla pagina I miei report per controllarne lo status. Se trovate un'icona verde, vuol dire che il report è approvato e quindi troverete il link del report pubblicato cliccando sul titolo. Se il vostro report invece è tornato in bozza e quindi vedrete di conseguenza un'icona grigia, vuol dire che ci sono ancora delle piccole modifiche da fare e quindi se rientrate nel report troverete i nostri commenti, i nostri tendenzialmente sono miei e di Luigi che siamo le persone appunto che li leggono e insomma, troverete i nostri commenti, eventualmente delle nostre domande in riferimento ai campi da modificare. Sotto ogni campo troverete appunto commento e richiesta, insomma, di modifica. Altra cosa importante da ricordare è quella di controllare quanto più spesso possibile la mail con cui vi siete registrati, perché è lì che vi scriveremo se abbiamo qualche problema oppure se semplicemente abbiamo bisogno di chiedervi qualcosa. Colgo l'occasione per dirvi che sicuramente noi avremo bisogno di, nel momento in cui voi ci inviate i report, noi avremo bisogno di qualche giorno per leggerlo e per capire, insomma, se è tutto a posto oppure se dobbiamo, insomma, ricontattarvi. Quindi vi raccomandiamo per favore di inviarlo non proprio sotto scadenza, ma cioè io mi augurerei almeno una settimana prima, però siccome so che è difficile, diciamo che 4 giorni prima, anche 5 della scadenza. Direi che ce la possiamo dare come scadenza interna, anche perché fondamentalmente c'è un'altra questione. Se ci sono delle modifiche da fare, noi dobbiamo avere il tempo di capire quali sono e scrivervi, ma voi dovete poi avere anche il tempo di effettuare queste modifiche. Quindi diciamo che anticipare un po' i tempi conviene a tutti quanti, in modo da non arrivare sotto scadenza a lavorare di notte, insomma, che è una cosa che non fa piacere a nessuno. Comunque, se poi invece vi doveste rendere conto che è necessario fare delle modifiche al vostro report, ma ce l'avete già inviato, potete sempre scriverci a redazione@moniton.eu. Qua cerchiamo di, insomma, ricontrollare tutto per bene prima di inviarlo, però se appunto si rendono necessarie delle modifiche, insomma, basta scriverci e noi, insomma, cerchiamo di risolvere. E qui io avrei finito. Oddio, devo togliere la condivisione un attimo. Sì, tranquilla Antonella, guarda, passo Ok. direttamente la condivisione a Luigi. Dovresti adesso, Luigi, avere il bottone per condividere il tuo schermo. Intanto, Antonella, ti ringrazio per la presentazione, per tutti i dettagli preziosi che ci hai fornito. Ho visto che Grazie a voi. è già arrivata qualche domanda, le vediamo dopo. Ecco, adesso vedo anche lo schermo Ok. di Luigi, quindi La possiamo tolgo continuare. l'audio e vi saluto, poi ci risentiamo dopo. Grazie. Perfetto. Vai Luigi, grazie. Eccoci. Allora, buon pomeriggio a tutti, anche da parte mia. Siete proprio tanti, perché siete 330, quindi vuol dire che c'è grande interesse verso la lezione 3 e il report di Moniton, sono contento.
Vi volevo far vedere un po' in pratica, facendo una sorta di recap di quello che ha detto Antonella, di quello che avete già visto nelle pillole, in particolare sul report sempre, di Moniton. Quindi facendo una navigazione che prova un po' appunto a riassumere quelli che sono gli aspetti più importanti della compilazione del report. Allora, questo che vedete è, l'avete visto, il sito moniton.eu. Qui trovate quello che Antonella aveva chiamato il report finder, cioè che questo nostro strumento, che è una mappa, in cui potete trovare i report di monitoraggio. Quindi cliccandoci sopra andate in questo nuovo tab che si apre. E qui si trova appunto la mappa in cui ogni pallino rappresenta un report inviato. Quindi entrandoci dentro potete andare a ispirarvi, questo è esattamente quello che diceva Antonella prima rispetto a un po' anche lo standard di pubblicazione. Io qui apro una parentesi, noi ci hanno anche chiesto di essere cattivi nei vostri confronti oggi, nel senso di dire è importante che i report siano fatti bene. È anche vero che comunque la nostra non è una valutazione nel merito dei vostri contenuti, soprattutto una valutazione formale e di rispetto di quelli che sono i passi della metodologia, diciamo, la nostra metodologia, che in particolare per salvaguardare quella che è l'oggettività del racconto. Quindi Antonella vi ha parlato prima di quali sono i nostri criteri, questo è il principale, quindi se entrate a vedere un po' di report che esistenti, vi fate un'idea. Si tratta appunto di, come dire, minimi requisiti che permettono di essere pubblici, insomma, di essere al report, di essere pubblicato in una piattaforma che, questo è un altro valore anche appunto di utilizzare Moniton, è una piattaforma utilizzata da tante tipologie di utenti, per cui ci sono studenti universitari, associazioni. Noi abbiamo collaborato negli ultimi anni con varie realtà italiane, quindi di fatto questa è una sorta di mappa collettiva in cui il vostro report poi entra a far parte di un repository, no? Di un database più ampio che viene usato anche dalle pubbliche amministrazioni, per esempio. Quindi per quello teniamo, insomma, che ci sia una certa qualità in quello che viene inserito, tutto qua. E tornando alla nostra pagina, così come avete visto poi nelle slide, da accedi potete, se non siete registrati, registrarvi. Questo è una cosa che in molti ho visto, diciamo, tra gli utenti, l'avete fatto già in tanti, forse qualcuno lo deve ancora fare. In questo caso qui dovete inserire l'informazione sul profilo. Qui c'è la biografia, che è importante perché nella pagina che vi faceva vedere Antonella prima, cioè la pagina del team, poi verrà visualizzata la bio e tutte le informazioni che voi mettete qui, per esempio il vostro avatar, cioè l'immagine, il logo del team. Anche questa è una cosa carina da inserire per vostra, diciamo, visibilità, perché quella è una pagina che poi potete condividere e se vorrete poi in futuro, come alcuni team stanno facendo, è arrivato proprio un report proprio ieri, questo qua tra l'altro. E potrete in futuro fare altri report che saranno sempre caricati nella stessa pagina, quindi avrete proprio la storia, come una timeline di tutti i report che avete inviato. In più, rispetto a me che non sono un utente ASO, che avete anche altre informazioni sulla scuola, su regione, città, anche queste sono tendenzialmente, se potete, da caricare. E questi sono gli iconcini che vi faceva vedere prima Antonella. Quando l'iconcina è verde, significa che il report è pubblicato, quindi questo è un po' l'obiettivo finale. Mentre è in bozza, significa che ci state lavorando, quindi è perché avete appena iniziato, perché avete ricevuto dei commenti, quindi noi ve l'abbiamo rimesso in bozza per permettervi di modificarlo. Quando è giallo, significa che è in attesa di revisione, quindi è da noi, diciamo, no? Tocca a noi agire in questo caso. Cliccando su Crea un report, qui c'è una brevissima descrizione di cosa sono gli step. Quindi lo step 1 sono le informazioni secondarie, diciamo tutti i dati che si possono reperire via desk, cioè
andando a cercare su internet, andando a leggersi delle fonti, leggersi dei documenti, oppure utilizzare i dati così come avete fatto nella lezione precedente, mentre dati esistenti, chiaramente, mentre lo step 2 riguarda i dati nuovi che voi potete generare, cioè le fonti cosiddette primarie, cioè la raccolta di informazioni sul campo, quindi le interviste, eventuali questionari che volete mandare a certe tipologie di persone o altro tipo di dato che voi andate a creare, cioè che andate a prendere, diciamo, in maniera indipendente. I campi, qui c'è un avviso, i campi sono tendenzialmente tutti obbligatori, nel senso che anche se proprio una domanda non dovesse essere, come dire, pienamente a fuoco rispetto a quello che è la vostra narrativa, comunque una frase mettetecela. E soprattutto alcuni campi, tipo soluzione di idee, faccio solo un esempio, sono particolarmente importanti e nel nostro report poi verranno, non ho tempo di farvelo vedere in realtà, però se ne prendete lo fate voi, andate a vedere un report già pubblicato, la domanda soluzione idee è sottolineata, ha un background verde, quindi diciamo ha un particolare risalto perché vogliamo mettere in evidenza quello che è il vostro contributo in termini costruttivi, no? Rispetto alle proposte che avete. Quindi, comunque, in generale, questo per dire che in generale tutte le domande andrebbero compilate. Una novità, questo lo dico agli insegnanti, soprattutto ai docenti degli altri anni, se qualcuno c'è, credo, abbiamo fatto nell'ultimo anno un po' un percorso con alcune realtà della società civile, e in particolare anche sul PNRR. Non apro, diciamo, il capitolo perché non vi riguarda. Però abbiamo, diciamo, aumentato un po' il dettaglio dell'analisi desk, quindi ci sono delle domande in più che guidano in maniera, diciamo, più sistematizzata la raccolta e l'analisi e il racconto in generale, la descrizione, se vogliamo, del progetto. Quindi, oltre a, diciamo, il campo che l'anno scorso si chiamava Per chi c'era? Descrizione del progetto, quello che diceva anche Antonella prima, ora è stato scorporato in varie domande, quindi c'è una domanda sugli obiettivi del progetto, le attività previste, l'origine del progetto, i soggetti beneficiari, eccetera. Una cosa che non ho detto è che incollando la URL del progetto qui dentro si apre la cosiddetta Money Tutor. Quindi adesso facciamo un esempio. Il tempo direi che c'è, sì, c'è. Prendiamo un progetto, per esempio, di istruzione. Questo viaggio veramente a caso, vado alla lista dei progetti. Questo sicuramente voi siete più bravi di me a navigare Open Coesione. Qui c'è un progetto che riguarda il primo lotto di una struttura, non so esattamente cosa sia. Questo è FSC. Aspetta, prendiamo un altro. Se ce n'è uno di fondi strutturali, se no fa lo stesso, non importa. Sta caricando. Proviamo un altro. Eccolo. Quindi questa è la cosiddetta scheda progetto, cioè è la pagina che ha il dettaglio sul singolo progetto di Open Coesione. Questa credo che la conosciate molto bene. Questa ha un indirizzo ed è questo l'indirizzo, il link, no, da copiare dentro al form di Moniton. Quindi questa è la URL del progetto scelto, URL. Cliccando qui su questo simbolo si apre la cosiddetta Money Tutor. Money Tutor è una guida, il tutor di monitoraggio, cioè una guida ai due step principali. Quindi questa è la Money Tutor sullo step 1 che riassume alcune delle informazioni che sono sul sito della Commissione e sono soprattutto su Open Coesione e dà delle indicazioni, diciamo, su come impostare questa analisi di desk, quindi dei suggerimenti, domande,
altri documenti, per esempio, da leggere, a seconda del tema scelto. Quindi questa è una guida che vi potete consultare. È fatta in maniera sempre, diciamo, sperimentale, nel senso che non sempre ci sono un mare di informazioni su tutti i progetti. Su alcuni progetti ce ne sono di più, alcuni meno, quindi a seconda anche del tema che scegliete. Questo è il lavoro che facciamo noi in maniera, sapete, volontaria, quindi ci sono un po' livelli diversi, però in realtà secondo me è una cosa utile anche solo per il fatto di seguire questa griglia, diciamo, per impostare il lavoro. Un'altra novità è che sotto a ciascuna domanda abbiamo aggiunto dei testi guida che vanno un po' a specificare che cosa noi ci aspettiamo che voi scriviate all'interno di ciascuna domanda. Quindi un campo, per esempio, nuovo è questo dell'origine del progetto monitorato. Questa è una cosa che in passato quasi tutti voi avete fatto, perché avete fatto la storia, cosiddetta storia amministrativa del progetto, così come la chiama ASOC. Quindi qui è dove va scritto qualcosa sulla storia amministrativa, cioè qual è il programma europeo, per esempio, che finanzia il progetto. Se c'è stata una procedura, cosiddetta procedura di attivazione, una procedura, un bando, oppure quale ente pubblico ha generato il progetto e perché, e eventualmente se avete altre informazioni, per esempio c'è stato dietro un processo partecipativo, quindi i cittadini sono stati, o gli stakeholder sono stati ascoltati nel momento in cui sono state prese queste decisioni di finanziare il progetto. Sì, diciamo, in maniera totalmente volontaria, come dire, avete già questo tipo di informazioni, questo è il luogo in cui può essere specificato. Un'altra domanda è sui beneficiari, cioè a chi giova il progetto, perché è stato pensato, con in mente quali tipologie di persone. E un'altra domanda che era poco chiara gli altri anni è quella sul contesto. Qui tutti voi avete fatto dell'analisi di dati che riguardano la vostra regione, comunque il contesto territoriale in cui voi operate, e questo è importante perché il progetto dovrebbe in qualche modo rispondere a eventuali deficit di questo contesto, eventuali problemi, eventuali bisogni che emergono, oppure in ogni caso esserne coerente. Quindi, come dire, il progetto non è un progetto da monitorare, non è una monade, non è, diciamo, è pensato all'interno appunto di elementi contestuali che appunto ne impattano, diciamo, sulla sua realizzazione e su come e perché è stato concepito. Ad esempio, potrebbe essere parte di una strategia di sviluppo urbano, per cui ci sono altri progetti come questo che fanno cose simili, magari complementari al progetto che avete scelto. Quindi, se questo è il caso e se ci sono delle informazioni, questo è il luogo in cui, la domanda in cui scrivere. Questo, diciamo, non c'è bisogno di fare un trattato, scrivere il tema su questo aspetto, però, diciamo, se ci sono alcune informazioni rilevanti che voi avete, cui vi siete imbattuti, in cui vi siete imbattuti, le potete specificare. Questa è la mappa in cui semplicemente mettere il marker, quindi qui diciamo tutto facile, si zooma, zoomate diciamo, più che potete, così si arriva direttamente in teoria proprio all'indirizzo del progetto, se ci arriva, qui la connessione, e poi si piazza questo marker, cioè questo simboletto, per far capire esattamente dove è il progetto. Questo è un box che abbiamo aggiunto quest'anno sulla parità di genere, l'indicazione è di non compilarlo. Non compilare questo box. Finito lo step 1, si va allo step 2. Qui la Money Tutor dà, adesso non ho tempo di entrare nel merito, ulteriori indicazioni, sempre riferite al progetto. Quindi spesso si tratta di, per esempio, prendere dei dati importanti da Open Coesione, come quali sono i soggetti, già li trovate sulle schede di Open Coesione. Qui c'è qualche magari spiegazione in più, c'è l'indirizzo, per esempio, di questi soggetti, che su Open Coesione non c'è nella parte del portale, sto parlando. Ci sono dei consigli sulle interviste in particolare che secondo noi sono utili su come impostarle e anche
anche su eventualmente quali domande fare. Questa è una griglia che diciamo, è un esempio che poi riguarda soprattutto i progetti conclusi o comunque già avviati. Se il progetto non è ancora avviato non si applica tanto, però ci sono alcuni suggerimenti su quali domande fare per tipologie diverse di soggetti. Quindi abbiamo le amministrazioni che giocano ruoli diversi, programmano il progetto, attuano il progetto, lo realizzano, ma anche una parte che è altrettanto importante di intervista o di somministrazione di questionari verso i portatori di interesse, cioè tutte le varie categorie di soggetti che hanno un qualche ruolo da giocare nel progetto, quindi i cosiddetti stakeholders, o gli utenti, quindi coloro che poi beneficiano, i beneficiari ultimi, coloro che ne traggono vantaggio dal progetto. Quindi possono essere società civile, possono essere specifiche tipologie di persone che sono individuate, che avete messo magari nella domanda, nello step 1. Qui diciamo vado veloce. I set di domande dello step 2 riguarda appunto la valutazione del progetto, quindi lo scopo ultimo è di avere la vostra opinione basata sulle evidenze che avete raccolto, quindi un'opinione informata sull'efficacia di questo progetto, così come viene percepita da voi e dalle persone che avete intervistato, con cui vi siete rapportati. Quindi innanzitutto viene chiesto qual è lo stato avanzamento. A seconda dello stato avanzamento il questionario cambia un pochino, quindi si aprono domande, diciamo alcune vengono specificate in modo un po' diverso. Questo a voi non vi riguarda, nel senso che è una nostra diciamo facilitazione ad avere domande sempre diciamo specifiche rispetto agli stati del progetto. Faccio un esempio, il progetto che è concluso richiede un giudizio di efficacia che diciamo, si riferisce agli esiti finali del progetto, all'impatto del progetto. Se il progetto è per esempio appena avviato, qui si parla di efficacia potenziale, quindi viene richiesto di fare un po' uno sforzo immaginativo, sempre magari appunto, attraverso la raccolta di dati, interviste rispetto ai soggetti e la percezione che loro hanno di come potrebbe essere la nuova realtà, diciamo così, una volta che il progetto viene realizzato. E quindi, insomma, anche in questo caso si può dare un giudizio di efficacia, immaginandosi quali potrebbero essere in futuro gli esiti del progetto e capire se, per esempio, può avere esiti positivi, ma o anche negativi. Per esempio, se è stato immaginato in maniera sbagliata, ci si può attendere sfide o difficoltà e punti di debolezza futuri. Alcuni campi, qui vado un po' più veloce, non riguardo uno a uno, alcuni sono appunto delle scelte da fare in risposte chiuse, altri sono domande aperte, come per esempio la descrizione dell'avanzamento, la descrizione del risultato, quindi quando è possibile avere delle evidenze oggettive. Qui è il momento di raccontarle in maniera possibile un po' giornalistica, come diceva Antonella, cioè cercando di ingaggiare un po' il lettore del report. Se ci sono per esempio problemi, qui ne potete parlare. Questa è la cosiddetta analisi, come si dice tra gli esperti di strategie, l'analisi SWOT, cioè dei punti di debolezza, i punti di forza, i rischi e i potenziali benefici, e quindi in questo caso anche qua viene chiesto cosa di fatto, cosa ti è piaciuto, quali sono gli aspetti positivi del progetto, gli aspetti negativi, quelli che possono essere i rischi e anche le soluzioni, che come vi dicevo prima è una componente molto importante perché riguarda appunto le proposte che voi fate e che sarete, per esempio, se parteciperete agli ASOC TOC, che sono questo momento di confronto con i decisori, quello è il momento in cui le soluzioni che avete immaginato possono essere condivise con chi poi, i decisori pubblici cosiddetti, potranno poi metterle in pratica. Quindi questo campo, diciamo, io qui ci metto una particolare enfasi nel sottolineare l'importanza di questo campo. L'ultima parte
è una parte che riguarda il metodo, quindi come avete raccolto le informazioni, se solo via web oppure quali tipologie di soggetti avete contattato, per esempio, se è stato facile o difficile, accedere ai dati. In alcuni casi i dati sono pubblici oppure gli intervistati non hanno problemi a essere appunto contattati. In altri casi invece no, magari c'è l'amministrazione che un po' si nega, e in quel caso vi consiglio tra l'altro di chiedere aiuto al team di ASOC, per provare a sfondare un po' di eventuali muri, nel senso che voi avete questo privilegio di far parte di un progetto governativo, quindi sfruttate questa opportunità, però ci può essere il caso in cui poi non si riesce a fare un'intervista, non si riesce a contattare nessuno, e quindi in questo caso. Insomma, scrivetelo e magari qui scrivete in questo campo che riguarda le persone che hai contattato con il loro ruolo nell'organizzazione, non tanti nomi, questo qui, poi ci mettete in difficoltà per la privacy, eccetera, però il ruolo delle persone nell'organizzazione è importante per il funzionario di un certo settore del comune, ad esempio. Se non siete riusciti a contattare nessuno, scrivete a chi avete chiesto, per esempio, abbiamo cercato di contattare il dirigente dell'ufficio terzo di una certa organizzazione che però non ci ha mai risposto oppure di fatto non si è reso disponibile. Questo capita raramente, devo dire, però ci sono stati in passato sicuramente qualche caso all'anno si verifica sempre. Qui ci sono le domande. Se avete più domande, cioè, diciamo, qui siete chiamati un po', tra virgolette, obbligati dal percorso ASOC a trascrivere o riassumere le due più importanti domande che avete fatto in generale alle persone che avete intervistato e anche le rispettive risposte. Quindi è importante numerare magari le domande, mettere prima la prima, poi la seconda, no, banalmente, e le risposte prima la prima, poi la seconda, dico una cosa banale. Se avete fatto un lavoro di trascrizione in un file di testo, per esempio, convertitelo in PDF e lo potete allegare come le immagini, come gli altri allegati. Questo, secondo me, è una cosa importante perché a noi serve nel caso in cui vogliamo pubblicizzare il report, ed è una cosa molto utile perché sono proprio quei dati nuovi che vengono creati da voi, e quindi è un peccato disperdere un po' il lavoro che avete fatto. Qui ci sono l'ultima sezione, poi direi che ho finito, riguarda appunto il caricamento dei documenti. Qui ripeto quello che diceva anche Antonella, c'è un limite di 8 megabyte. Attenzione perché se provate a caricare dei documenti, immagini, oltre gli 8 megabyte complessivamente, no? Qui potete aggiungerne altri e quindi lui fa la somma. Se si va oltre gli 8, scusate, se si va oltre gli 8 mega, cosa succede? Succede che il record non può essere salvato e se non viene salvato, anche tutto il testo che avete scritto prima dopo l'ultimo salvataggio, che è andato a buon fine, viene perso. Quindi attenzione a semplicemente andare a guardare la dimensione dei file oppure salvare spesso. Questo è un altro consiglio, salvare spesso, così diciamo non si rischia di perdere testo. Questa cosa di perdere i testi è una cosa che soprattutto qualche anno fa era un po' così, generava panico. In realtà l'anno scorso penso non ci siano neanche mai stati casi, forse uno o due, di questo tipo. Quindi siamo un po' migliorati anche noi nel gestire questa cosa. Quando avete finito, quindi il report è pronto e completo, step 1 o 2, cliccate su sì, il report è pronto ed è possibile inviarlo alla redazione. Quando, e qui è un po' una novità, in questo momento gli unici due step disponibili sono lo step 1 e lo step 2. Quando il report viene approvato, quello che sarebbe auspicabile, diciamo, è che voi questo record lo utilizzate come materiale per essere comunicato, cioè che organizzate per esempio un evento in cui il report in generale, la vostra ricerca di ASOC viene presentata. Succede
soprattutto a quegli stakeholder di qui sopra, e in particolare ai referenti politici, ai referenti amministrativi. Quindi questo perché? Perché c'è l'opportunità, come dire, di trasformare quello che è un oggetto ai fini didattici, no? In un qualcosa che poi abbia un impatto nella vita della comunità, che possa avere un impatto sui media, che possa, come dire, sbloccare delle situazioni che sono bloccate, aiutare gli amministratori a fare meglio in futuro, ad esempio. Quindi quello che, ora cerco di farvelo vedere, quello che è il nostro step 3, riguarda appunto gli effetti del monitoraggio. Adesso proviamo, faccio vedere questo, che è un report di un altro. Quindi vi viene chiesto quali sono le come avete diffuso o state diffondendo i risultati, quindi quali canali, se social media, se avete il vostro blog, eccetera, se ci sono dei soggetti con cui avete creato delle connessioni. Questa è una domanda nuova che stiamo in questi giorni, diciamo, mettendo a punto. Poi nel caso magari vi scriviamo se c'è bisogno di darvi ulteriori indicazioni, ma qui, diciamo, aggiungeremo anche ulteriori indicazioni qui, quindi diciamo che non dovreste avere problemi. Vi chiediamo se i media hanno parlato del monitoraggio e quali media, e se le amministrazioni hanno risposto. Anche questa è una domanda importante, non tanto risposto alle interviste, vorrei precisare, ma qui si tratta di capire se hanno risposto alle sollecitazioni, ai suggerimenti, alle idee che avete proposto, insomma, di solito in una fase successiva. Una volta in cui la ricerca è fatta, siete pronti per presentarla, quello è il momento in cui cercare questo confronto. E in questo confronto sarebbe, noi vorremmo provare a misurare, no, a vedere se effettivamente ha generato un miglioramento, ad esempio, o almeno un'attenzione da parte delle amministrazioni locali, delle amministrazioni che sono responsabili dei progetti. Quindi raccontare un po' la vostra storia, questa è una cosa che, insomma, effettivamente ha sempre interessato, diciamo, i gruppi di monitoraggio. Raccontare la vostra storia, il vostro impatto è importante, perché insomma, potete sottolineare questo aspetto che non è meramente didattico, educativo, ma è anche proprio un impatto civico, no? Come effettivamente dare un beneficio poi al progetto, in quanto all'efficacia del progetto, e quindi anche poi alla comunità in cui il progetto opera. E io qua mi fermo, e noi siamo qua per le domande, quindi scatenatevi, non so se ci sono già arrivate. Chiederei agli amici di ASOC di aiutarci nella selezione delle domande o comunque nella lettura, e noi siamo qua. Eccomi, grazie Luigi. Allora, sì, innanzitutto grazie, penso che la navigazione sia stata molto utile, vedo che anche Krisha ci ha raggiunto, lei stava monitorando le domande. Passerei a te la parola, Krisha, intanto metto la condivisione dello schermo. Felicità. Aspetta che non ti sentiamo però. Adesso mi sentite? Non mi sentite? Il microfono spento. No, lo vedo acceso. Non ti sentiamo. Adesso? No? Ma intanto vogliamo invece tenere la condivisione di Luigi? Ok. Perché magari, Luigi, se ti fanno alcune domande i docenti o gli studenti e le studentesse, sei pronto sul... Sì. Ok, allora lo ripasso. Sì. Non mi sentite, vero? Non vai il microfono. Le domande scritte non le vedo. No, allora guarda, se vuoi te le leggiamo noi. Le trovi nel box sotto i partecipanti, c'è il box delle domande. Se puoi iniziare tu, Cinzia, a leggere, io gli ripasso intanto la condivisione. Probabilmente non hanno l'abilitazione da organizzatore o relatore, ecco perché non vedono i box domande, non le vedo neanche io.
No, infatti nemmeno io le vedo. Motivo è quello. Parto io e io però intanto vorrei rispondere a qualche domanda che invece è un po' proprio per noi, invece secondo me del team ASOC. Per esempio ci chiede Raffaele Saverino, che non so se è un docente o uno studente o una studentessa, che ci dice, quindi mi sembra di capire che per accedere alla piattaforma Moniton il team deve registrarsi e non basta la registrazione ad ASOC. Allora sì, sono effettivamente due momenti distinti. Quindi voi avete effettuato una registrazione con le vostre credenziali team alla piattaforma ASOC, dovete effettuare la registrazione anche di un vostro profilo sulla piattaforma Moniton, secondo quello che vi ha fatto vedere Antonella e poi anche Luigi. È in realtà, come avete visto, molto semplice registrarsi su Moniton. Quello che raccomandiamo è che questa registrazione sia fatta con l'account del team, quindi Gmail o quello che è, che però sia del team e non del docente o del singolo studente o studentessa. E poi sempre un'altra domanda che riguarda noi, prima di passare poi direttamente alla redazione di Moniton. Arrivo, eh. Vabbè, come contattare ASOC per chiarire dei punti? Ci chiede, credo sia una studentessa, Jacqueline Popolo. Ragazzi, ormai li conoscete i nostri canali, ovviamente potete contattarci o sulla nostra email, indirizzo email istituzionale, che i docenti ovviamente ormai conoscono molto bene, o anche sui nostri canali social, e poi sappiate che abbiamo anche il centralino a cui rispondiamo il mercoledì dalle 11 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17. E vado ancora, credo ce ne fosse solo un'altra direttamente per noi. La struttura del report è la medesima sia per le scuole secondarie di primo grado che per quelle di secondo grado? Sì, è la stessa, quindi non c'è alcuna differenza. Il report di monitoraggio su Moniton è comunque, diciamo, settato ugualmente sia per l'indirizzo scuole medie che l'indirizzo scuole superiori. E per chi fa il percorso in inglese, invece, leggevo, forse c'è anche una domanda di questo tipo. Allora, sì, compilare il report di monitoraggio in inglese. Quando avete dei video, delle video interviste, potete ovviamente anche farlo in italiano, perché non è detto che il vostro interlocutore parli in inglese. Magari l'accortezza è quello di aggiungere dei sottotitoli in inglese. Quindi, questo per chi fa il percorso in inglese. E poi invece lascio a questo punto finalmente le domande a Luigi e Antonella più specifiche su Moniton. Allora, Andrea Scinica, non so se sbaglio il cognome, ci chiede: per dimostrare le fonti riportate, possiamo allegare le registrazioni delle interviste? E se sì, come? In realtà assolutamente sì, ma è una domanda che è stata fatta prima che Luigi vi facesse vedere il campo apposito per caricare le video interviste. Quindi penso ormai, Luigi, che direi che abbiamo risposto. Se non abbiamo risposto, Andrea, riscrivici pure. Sì, o la trascrizione, quindi, e poi allegare la trascrizione, oppure un video, per esempio. Un video che caricate su YouTube, questo è un classico, con l'intervista integrale o insomma, o quello che è, potete, non avete vincoli particolari di tempo. E poi ci chiede una studentessa cosa fare se non riusciamo a trovare informazioni sul nostro progetto. E, allora, questa dico io solo due cose al volo, Luigi, e poi lascio la parola a voi, a te, Antonella. Allora, io penso che ormai siamo allo step 3 del percorso didattico ASO, che ormai qualche informazione sul progetto è inevitabile che non l'abbiate. Ad ogni modo, ricordate una cosa, una regola del monitoraggio civico è che anche quando non ci sono informazioni disponibili o quando magari non riuscite, non avete risposte da parte dei responsabili del progetto, anche quelle sono notizie e potete scriverle e riportarle nel report di monitoraggio. Detto questo, come avete visto anche con la guida che si attiva, la Money Tutor che ha fatto scorrere Luigi, è difficile che non riusciate a trovare proprio nulla sul progetto, sia tramite Ricerca Desk che
che è anche l'analisi sul campo e quindi le interviste fatte ai responsabili del progetto. Quindi direi che secondo me è proprio difficile non trovare proprio nulla da riportare nel report di monitoraggio, ma lascio magari la parola a voi, ragazzi di Moniton, se volete dare qualche consiglio più specifico. No, io, Antonio. No, no, volevo solo dire che cioè, mi associo a quello che ha detto Cinzia, perché cioè, anche il lavoro di cui parlava prima Luigi, che è stato fatto insomma da noi, un po' nel semplificare le domande, un po' nel renderle più chiare, un po' anche nel rendere più fruibili gli strumenti, diciamo, che vi facilitano nella compilazione del report, vi semplificano anche la ricerca delle informazioni nel momento in cui davvero, cioè dalla Money Tutor veramente trovate tanto, tanto, tanto di suggerimenti. Quindi al limite poi, insomma, potete, questo vabbè, lo sapete, ma sicuramente potete poi scrivere alla redazione o anche al team di ASUC, ma poi, come diceva Cinzia, insomma, per noi è importante anche. È un'evidenza, poi se vogliamo anche quella di avere difficoltà nel reperire informazioni, quindi va sicuramente registrata anche quella, insomma, quindi non è un problema, insomma. Grazie, vado avanti. Questa in realtà è un'altra domanda forse più per noi di ASOC. È possibile avere questo materiale per poterlo mostrare al team? Allora, le slide che ha condiviso Antonella all'inizio le potete visualizzare e scaricare sul step 2 della lezione 3 sulla piattaforma ASOC. Tutto quello che vi ha fatto vedere Luigi invece è la navigazione del form del report di monitoraggio. Quindi anche la Money Tutor si attiva, come vi ho fatto vedere Luigi, automaticamente appena inserite l'URL del progetto che state monitorando preso dopo in coesione. Quindi potete fare. Vai, vai, Luigi. Aggiungo che sulla home page di Moniton, questo l'ho aggiunto stamattina, e comunque vi mandiamo il link, direi. C'è anche questa ulteriore blog post, diciamo, con molte delle cose che diceva Antonella. Quindi, se oltre alle slide volete qualcosa in più, quindi ci sono link, ci sono spiegazioni ulteriori, c'è questa ulteriore pagina. Ottimo. Vado avanti, Volevo vediamo. aggiungere, scusa Cinzia, che da domani sarà anche disponibile la registrazione del webinar, quindi chiaramente non, se poi volete rivedere con il team la navigazione che ci ha fatto prima Luigi, troverete sempre sulla pagina di lezione 3 la registrazione del webinar nella sua, insomma, integrale. E per quanto riguarda le slide, come diceva Cinzia, sono nello step 2, le trovate nel box di destra dello step e le potete scaricare, sono in PDF. Grazie, Nora, vado avanti. Allora, questo è più per noi. Il report di Moniton è lo stesso della lezione 3 di ASOC. Allora, la lezione 3 di ASOC è composta di due output. Uno è il report di monitoraggio su Moniton e l'altro è il video del monitoraggio civico. Anche su questo facciamo una precisazione. Allora, il video di monitoraggio che vi chiediamo di caricare sulla piattaforma di ASOC è meglio che non vada oltre i 3 minuti. Più che altro per una questione di, come dire, proprio di facilità, insomma, nella visione poi del video. Oltre i 3 minuti, diciamo che è meglio non andare, altrimenti si appesantisce poi la visione del video. Su Moniton potete caricare, invece, ditemi ragazzi se mi sbaglio, anche dei video più lunghi, quindi non ci sono in realtà a livello di minutaggio dei limiti. Quindi lì siete liberi di caricare magari dei video, ora magari non video di 30 minuti, video interviste di 30 minuti, ma insomma siete lì, non avete diciamo limiti. Nello spazio autore del report, questo è importantissimo, deve essere inserito il nome dello studente o il ruolo del team, deve essere inserito il nome del team.
Questo è un errore che si fa spesso, ma vi preghiamo di fare attenzione perché l'autore del report di monitoraggio, giustamente, al di là di chi poi lo scrive manualmente, che magari è il project manager o qualche altro, insomma, qualche altro ruolo, però scrivete e riportate sempre il nome del team, quindi non il nome dello studente o della studentessa. Scusa, Cinzia, può capitare, questa è una cosa che non vi riguarda ora, però se in futuro magari alcuni studenti continuano, proseguono l'attività in piccoli gruppi, allora in quel caso può aver senso specificare i singoli nomi, questo è solo un esempio. Però in generale questa che fate quest'anno è un'attività di gruppo che riguarda tutto il team, quindi il report dovrebbe essere, poi si sa che ci sono dinamiche, diciamo, che chi fa di più fa di meno, però in realtà è il team che firma, ecco. Sì, noi su questo siamo severissimi, quindi vogliamo che, mi raccomando, che riusciate a mettere il nome del team. E una studentessa ci chiede quanto devono essere lunghe al massimo le risposte alle domande aperte, quindi immagino della forma di monitoraggio. Allora, in realtà non c'è un limite di caratteri. Ora, ovviamente per pietà di Luigi Antonella, non esagerate, non dovete scrivere dei sermoni. Però Antonella prima vi ha raccomandato una cosa importantissima, il linguaggio da utilizzare. Quindi fate finta di essere dei giornalisti, il linguaggio deve essere un linguaggio giornalistico. Quindi concreto, preciso, esaustivo, però sintetico, perché questi sono dei report che non leggeranno solo Antonella e Luigi, come vi dicevano, e non solo noi del team ASOC, ma sono pubblici, disponibili per tutti. Per altri giornalisti, altri studenti, per amministratori pubblici, quindi cercate di essere brevi, concreti, però appunto abbastanza esaustivi nelle risposte. Quando è la consegna? Allora, la consegna per il report di lezione 3 di ASOC è il 21 marzo, giorno di primavera, però appunto mi raccomando, ricordate che anche per voi, per non arrivare poi con l'acqua alla gola, il report di monitoraggio va consegnato anche io, come diceva Antonella, anche una settimana prima alla redazione, così loro possano avere il tempo di fare integrazioni, osservazioni e voi possiate poi avere il tempo anche di effettuare le modifiche richieste. Posso aggiungere una cosa, cattiva da sottolineare? Assolutamente sì. Se arriva il report il giorno prima, noi è sicuro che non abbiamo il tempo. Siamo volontari, non abbiamo una redazione di 20 persone, voi siete tanti. E a quel punto non riuscite più a inviare in tempo la consegna della lezione 3 e con tutte le conseguenze che è del caso. Quindi mi raccomando, questa cosa è fondamentale. Sì, altrimenti slitta anche la consegna ovviamente proprio del report 3 per ASOC, quindi fate del ritardo. Poi ovviamente come sapete non succede nulla di grave, però ecco, considerate appunto che è un giorno per leggere e correggere dei report non è sufficiente. 8 megabyte sono per ogni caricamento? Sì. Ok. Come si fa a sapere quando il report è stato inviato per essere corretto? Anto. Allora, vabbè, quando voi lo inviate, lo vedete nella vostra pagina poi qual è lo stato, diciamo, del report, cioè se... come vi ho detto prima, insomma, se è tutto a posto, troverete un'icona verde, già detto proprio male, però insomma, questo ci capiamo. Troverete un'icona verde e il link al report pubblicato, altrimenti troverete un'icona grigia che vi segnala il fatto che ci sono delle modifiche da fare. Quindi ritornate in bozza, lo riaprite e vedete, e poi una volta riaperto il report, leggendo i nostri commenti potete capire insomma cosa va modificato oppure se ci sono delle integrazioni, cioè banalmente può essere anche, faccio un esempio stupido, che vi siete dimenticati di inserire gli allegati e quindi noi semplicemente vi scriviamo, vi chiediamo di farlo, insomma, cioè possono essere anche modifiche proprio velocissime del genere. Ok, quindi lo trovate nella vostra pagina di profilo.
Ok, vado avanti, non ne sono rimaste tante. Allora, lo step 3 è obbligatorio, chiede la professoressa Gratino. Beh, sì, è obbligatorio perché è molto importante. È importante, diciamo, innanzitutto per voi, poi chiaramente interessa a tutti, ad ASO, che a Moniton, sapere se quello che avete fatto ha avuto un seguito o meno. Quindi sì. Sì, sono d'accordo. E poi c'è Andrea, a cui avevamo risposto prima, però ci ha chiesto una precisazione. Intendo come posso inoltrare l'intervista sotto forma di audio. Beh, allora su YouTube o su Vimeo si possono caricare anche file audio. Io personalmente non l'ho mai fatto, ma ne ho sentiti fatti. Noi non supportiamo altre piattaforme tipo SoundCloud o altre che non mi ricordo. Quindi o rimane Vimeo e YouTube l'unico modo per sottomettere un formato, diciamo, multimediale. Però penso che non è un problema caricare un audio su YouTube. Ok, e poi direi che è l'ultima. Nello spazio città della pagina Moniton dobbiamo mettere il paese o la città di cui siamo in provincia? Io direi il paese, specificate la provincia, però inserite precisamente il paese in cui vivete, mi sembra giusto. Sì. Come seconda email, quale inserire? Non so se è obbligatoria la seconda email da inserire, no, quindi potete anche non. No, è un campo che noi cioè, che lo chiediamo perché se, come a volte capita, le mail del team non sono viste spesso, a quel punto magari se c'è l'email di un docente si può magari contattare. Però è una cosa che nel caso di ASOC è quasi superflua perché comunque ASOC ha già tutte le email dei docenti, quindi. Quindi voi controllate sempre la mail del team per tornare al discorso di prima, perché così, insomma, cioè quello è il nostro canale di comunicazione. E poi c'è l'ultima domanda che in realtà era stata posta molto simile anche da un'altra studentessa. Organizzare un evento pubblico è importante? Vabbè, rispondi tu, Cinzia. No, infatti, allora, beh, sì, nel senso, cioè, considerate che l'evento pubblico, allora, innanzitutto nella sua organizzazione, se diciamo, temete di non riuscire a organizzare un evento pubblico, sappiate che siete anche supportati per chi li ha dai referenti delle reti territoriali. Considerate che le antenne degli Europe Direct e gli stessi amici di ASOC magari hanno dei contatti sul territorio e hanno anche delle esperienze nell'organizzazione di eventi locali, quindi possono supportarvi e molto spesso vi assicuriamo che ne vengono fuori delle cose molto carine. Sono, diciamo, delle occasioni sia per voi per presentare il vostro lavoro di monitoraggio, per amplificare, no, un po' la vostra voce sul territorio, quindi uscite dalla vostra aula, uscite dalla scuola e presentate sul territorio alla comunità i risultati del vostro progetto. Quindi, insomma, pensate a quanto è efficace proprio a livello anche di comunicazione e disseminazione dei risultati del vostro monitoraggio fare un evento pubblico. E poi magari nell'evento pubblico invitate i responsabili del progetto monitorato, quindi avviate quella che è appunto un dialogo con la pubblica amministrazione, con le istituzioni referenti, a cui potete fare delle domande che sono poi le interviste appunto da pubblicare nel video del monitoraggio o anche nel report di monitoraggio su Moniton. Quindi noi consigliamo vivamente di organizzare un evento pubblico e effettivamente, a parte il periodo, ahimè, del Covid, è sempre stato fatto dai team ASOC. Quindi io direi di sì, penso che i colleghi di Moniton concordano. Sì, noi quando appunto seguiamo università oppure associazioni o giornalisti, l'evento pubblico è il momento più importante, perché chiaramente il report di per sé sì, vuol dire, fa parte di un più ampio insieme di dati, diciamo che pubblici che possono essere consultati, che possono entrare a far parte di un patrimonio informativo
Però in realtà quella cosa più importante, soprattutto per le comunità, è quelle poi di avere un impatto lì dove sono e per il progetto che seguono. E aggiungo anche il fatto che gli studenti, cioè per gli studenti è un'esperienza veramente molto arricchente il fatto di preparare questo tipo di confronto, perché un conto è fare l'esercizio, un conto è dire adesso devi parlare col sindaco. E quindi è un'occasione di crescita importante. Quindi se si E può poi fare. sì, potete anche farlo senza immaginare chissà cosa, potete farlo anche all'interno della vostra scuola. Quindi magari nell'aula magna del vostro istituto invitate appunto i referenti e fate un evento interno a cui possono partecipare anche magari altre classi del vostro istituto e fate conoscere appunto la vostra attività anche ai vostri colleghi di scuola. Se non avete tempo, perché qualcuno ci fa notare che magari se non avete tempo, ovviamente i tempi sono ristretti di organizzare un evento pubblico che, ripeto, non deve essere, non immaginate chissà cosa, può essere davvero semplicemente un evento interno alla vostra scuola, però ecco, se non ce la fate e se non riuscite, perché vedo che stanno arrivando un po' di domande ora sull'evento pubblico, quindi non volevamo creare un allarme. Però ecco, se riuscite va bene, va benissimo, fantastico, se non riuscite non succede nulla. Quindi avete poi, qualcuno ci chiede, avete tempo anche magari nell'ambito della lezione 4, assolutamente anche di organizzare un evento pubblico volendo, assolutamente sì. Cinzia, non so se forse è sfuggita o se non ho sentito io, c'era una domanda relativa alla lunghezza del video. E mi sa che prima ci siamo confusi, abbiamo detto 3 minuti, ma no, in realtà il video deve essere di massimo 5 minuti. Ah, no, sbaglio. Ok. Tranquilla, Grazie, Maria. sono anche andata per sicurezza a rivedere la consegna del report di lezione e ci è stato fatto notare da Antonia Di Lorenzo, sì, deve essere dentro i 5 minuti. Ok, grazie. Ok, sembra per ora che non ce ne siano altre. Grazie a lei, professoressa Mangano. Direi che non c'è altro. Approfittate di questi ultimi, insomma, 2 o 3 minuti. Poi direi che possiamo anche liberare Luigi e Antonella che subito dopo andranno subito a rileggersi i primi report. Su Monitor si riceve un'email quando il report viene corretto? Sì, viene inviata un'email automatica. Non l'abbiamo detto questo fatto qua, sì, viene inviata un'email automatica ogni volta in cui il report viene da parte nostra, per esempio, rimesso in bozza, quindi quando vi vengono chiesti dei commenti, l'email viene inviata, ripeto, ancora all'account all'indirizzo email che è stato utilizzato nella registrazione, con cui quindi accedete. E quando il report viene pubblicato, viene inviata di nuovo un'altra mail automatica con l'indirizzo. E quello è l'indirizzo del report pubblicato che poi andrà, correggetemi se sbaglio, incollato nel report di lezione 3. Esatto. Giusto? In passato è successo che magari qualcuno ancora non aveva il report approvato, ha inviato la URL del report, del form, diciamo, in lavorazione e l'ha incollata sul report di lezione 3. Non vale. No, Non vale. confermiamo, non vale. No. Poi ovviamente se succede lo facciamo notare, però ecco, comunque questo poi comporta un ritardo nella consegna. Ok, direi che non ci sono altre domande. No, ringraziamo Luigi e Antonella per il
preziosissimi interventi, per aver risposto a tutte le domande arrivate. E ci possiamo salutare, in bocca al lupo, buon lavoro, in bocca al lupo anche a voi che li dovrete correggere e revisionare. Mi rivolgo ai team, cercate di consegnarli in anticipo, come vi hanno detto, insomma, per loro è indispensabile avere i giorni necessari per revisionarli e mandarvi eventuali feedback. Quindi, buon La professoressa lavoro. Rambaldi chiede: siate buoni. Non lo so se posso rispondere a questa domanda affermativamente. Bocca al Va lupo a bene. tutti, allora. In bocca al lupo a tutti e insomma, noi ovviamente di ASOC siamo a disposizione, scriveteci per qualunque cosa e grazie di nuovo a Luigi Antonella. Ciao, grazie, buona Grazie a serata. voi. Ciao, Ciao. grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao.